Giorgio Ciupilan, in Romania parlano di lui anche al TG, per salvarlo a televoto del GF VIP 7, video. Giorgio Ciupilan sta affrontando un difficile televoto per l'eliminazione dal Grande Fratello VIP 7. Nella 30ª puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda domani sera su Canale 5, verrà decretata la fuoriuscita di uno fra tre protagonisti di questa edizione. A sfidare George nell'ostica nomination. Ho due pezzi da 90, Nikita Pelizzone e Oriana Marzoli. Sebbene il piccolo della casa sia estremamente apprezzato dal pubblico per la sua educazione, il suo percorso risulterebbe penalizzato dalla sua estraneità alle vicende del game show. Benché non sia un animale da reality, George ha guadagnato l'affetto degli spettatori. Specie quando ha raccontato, in prima serata, la sua difficile infanzia. Nato in Romania, all'età di un anno ha dovuto affrontare la separazione dei genitori. Da quel momento ha vissuto con la nonna e con il padre. Fino a quando, ad 8 anni, ha rivisto la madre che, all'insaputa del padre, lo ha portato in Italia, a Savona, per offrirgli un futuro migliore. George, seppur ammettendo di non aver più avuto rapporti con il padre da allora, ha confessato di non voler portare rancore al genitore di cui non ha bei ricordi. La sua maturità nell'affrontare il rapporto turbolento con il padre è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. In aggiunta, parte dei telespettatori e degli utenti del web avevano già avuto modo di conoscere l'influencer prima del GF VIP. George ha infatti partecipato al collegio e la caserma. Proprio i suoi colleghi e i suoi amici hanno lanciato nelle ultime ore svariati inviti a salvare l'amico dall'eliminazione. Un appello speciale è arrivato anche dal suo paese d'origine. La Romania TV, una delle principali emittenti televisive rumene disponibili online, attraverso il proprio telegiornale, ha invitato gli spettatori a votare George. Di certo, questa non è la prima volta che un paese straniero interviene a sostegno di un concorrente del Grande Fratello VIP. Durante la 5ª edizione, la vippona Daiane Mello ha potuto godere degli aiuti dal Brasile. E, anche quest'anno, in casa c'è una concorrente venezuelana, Oriana, che presumibilmente gioverà del supporto dei suoi conterranei. Ovviamente, ciò non assicura in alcun modo la vittoria in un televoto. Lo sa bene anche la Marzoli che, dall'annuncio della nomination subita, ha mostrato non poca preoccupazione sull'esito delle votazioni. Non ci resta che aspettare domani per conoscere il nome del concorrente che sarà definitivamente eliminato dal GF VIP. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus.